Il Maraschi? Non c'è. Ma dove ti hai ricacciato? Mi avete scusato. Forse mi avete chiamato, ma non vi potevo sentire. Chi ti ha conciato così? Un nenente. È stato Gino? Sì, è venuto qua con Chiggio che chiamano il PIN. Mi ha detto a me e a Domenico dalla disgrazia che vi è capitata. Volia che ce ne andassimo. Anzi, a così disse. Deve trovarsi solo come un cane. E tu? Gliel'hai detto che erano una mangia di giaditore. Lui e tutti l'auge. L'ho sempre detto che sei un po' scemo. Hai visto i furbi? Tutti spariti. Persino Domenico. Anch'io è più furbo di te. Non so furbi, so vigliacchi. E io mi dimentico che senza di voi a Milano sarei morto di fame. Perché duca posso fare, io riesco con voi. La sola cosa che puoi fare adesso è andartene in Calabria. Tieni, caccia e rapaga per 4 mesi. E non ti preoccupare, che assai ho bisogno ti richiamo. E adesso vai, vattene, va. Ci posso fare niente. Guarda che tu dovresti... Dovrei ricoverarmi. Ma ci fai da scemo o ci sei, dottore? Ma cerca di ragionare, Paolo. Tu cerca di ragionare. Solo aborti sai fare, parla, dottore. Parla piano, per l'amor di Dio. Parlo piano, anzi più forte parlo, se continui a fare il tonto. Ma tu sei un uomo intelligente, dottore. Ti conosco. E anche tu conosci molto bene me. In ospedale hanno un'attrezzatura che io non ho. Hai capito? In ospedale hanno anche i registri. E i piantoni della polizia, non lo sai? Ma... e il siero? Quanto? È difficile procurarsi il siero. Difficile, eh? Bastano, dottore. Mi ci vorranno un paio d'ore. Ora sì che ragioni. E adesso dimmi... tra quanto comincerò a sentirmi male? Beh, ci vuole tempo, dipende. A un certo punto incomincerai a sudare parecchio, cefalee, grossi mal di testa e una rigidità qua, alla nuca che aumenterà col tempo. Non provvedendo entro le 24 ore, sai anche tu come finirebbe. Va bene, sarò qui tra 2 ore. Ecco ragazzi, ora lo sapete tutti. Ma ne sei sicuro? Ma sì che ne sono sicuro. La ferita l'ho vista io con questi occhi. E me l'ha detto lui come se l'è procurata. Su ragazzi, decidiamoci, decidiamoci. Così, sui due piedi? Sì, così sui due piedi. E se vuoi fare il cane fedele, vai tu dal Mancuso, accomodati. Vuoi leccargli la mano e tutto il resto? Io non ci sto, acci tu, acci. Però è mica nelle nostre regole. Non è giusto tradire chi è in disgrazia. Ma cos'è che vi serve la testa? Perché stavamo col Mancuso, eh? Perché? Ma cosa c'entra questo? Cosa c'entra, eh? Te lo dico io cosa c'entra. Il Mancuso era una persona rispettabile, incensurata. Noi stavamo con lui e rischiavamo la pelle. Ma lui però ci proteggeva le spalle. E noi abbiamo fatto quello che voleva, sempre, come potevamo. E ora? Cosa ce ne facciamo del Mancuso? A cosa ci serve? Dimmelo, che cosa ci serve? Adesso di questa malattia lo sappiamo solamente noi, no? Bravo. Così tu farai da dottore e gli altri faranno da infermieri, mentre le madame e gli scagnozzi del Dario ci daranno la caccia. Ha ragione, è dentro fino al collo. È uno zero. Bisogna smetterla con le chiacchiere. Cos'è che vuoi fare? Passar parola a tutti. Bisogna isolarlo, braccarlo, non dargli tregua. E questo sarà il nostro biglietto da visita per il Dario. E bravo Gino. Gli amici bisogna cambiarli ogni tanto, come gli abiti.
specie quando hanno le ore contate. Paolo non è mai stato mio amico. E poi, posso mica considerare amico un appestato. Questa poi. Quel topo non poteva scegliere meglio. Non c'è niente da stare allegri. Su, Maraschi, ce lo togliamo dai piedi e la polizia verrà pure a ringraziarci. Tu credi? Non sarà così facile. Io penso che sia un osso duro. E noi dobbiamo eliminarlo. Certamente lui sa già che abbiamo tentato di ammazzarlo. E non è tipo da lasciar correre. Va fino in fondo. Io lo conosco bene. Se va dentro ci rovina. E se rimane libero ci fa la pelle. Caro Gino, tu lo conosci meglio di noi. E sei l'unico che può fare qualcosa. Mi sono già organizzato. E i ragazzi, sono tutti con me.